Il mio senso d'esploratore non capisce veramente un cazzo. Ciao a tutti da Saridar e bentornati su SnowRunner. In questo episodio il nostro caro signor Basilio farà un trasporto di una trivella in una nuova zona. Saremo completamente ciechi e dovremo passare per un punto estremamente difficile. Ci saremo riusciti? Buona visione. Signor Basilio, ma quanto tempo? Ah, vedo che ha portato a lavare il camion. Sì. A quanto pare sì. Signor Basilio, voglio dire, lei sarà dei normali mai, proprio, ma proprio mai. Noi dobbiamo sempre disperderci in mezzo ai monti, perderci e poi ci vengono a prendere con l'elicottero. Vabbè, lasciamo perdere, tanto ormai ho capito l'antifona. Allora, signor Basilio, caro, ma proprio caro, ci diamo un'occhiata ai lavori che possiamo fare oggi? O ha intenzione di stare lì a lucciarsi il birillo tutto il giorno? Allora, abbiamo questa cosa qua che potrebbe essere interessante. Consegna a porto. Le vecchie trivelle che ci hanno aiutato a recuperare sono pronte per la spedizione, ok. Non resta che portarle al porto di Drummond, Iceland, e togliercele di torno. Fallo, così potremo portare una nuova attrezzatura. Ah, pure, mi dai anche degli ordini? Va bene, va bene. Allora, l'attrezzatura per la trivellazione è al lago dell'isola. Ok. E la dovremmo portare a Drummond Island? Ma non ci siamo ancora stati! Facciamola alla velocità della luce! Ok, allora mi sono messo tutti i punti e faremo la strada che abbiamo fatto la volta scorsa, più o meno, e andremo a passaggio per il lago dell'isola. Una volta arrivati al lago dell'isola, vediamo dov'è l'attrezzatura per la trivellazione. C'era un negozio? Non mi ricordo se c'era un negozio di rimorchi. Potrebbe essere male. Allora, facciamo una bella cosa. Io il rimorchio me lo prendo direttamente qui e poi andiamo là col rimorchio. Ok, ci siamo presi questo simpatico trailer. È un 5 slot, mi dovrebbe bastare in teoria. In pratica non lo so. Vabbè, pazienza. Allora, signorino, andiamo, grazie. Allora, ho cambiato anche il cambio perché quell'altro era un 8 rapporti e era non lento, di più. Questo è molto più veloce a raggiungere le velocità. Anzi, forse anche fin troppo. Però va bene così. Ok, noi si passa sempre in posti impervi, eh. Per carità, a noi le cose semplici proprio non piacciono, fanno schifo a quanto pare. Vabbè, dei rimorchi a quanto pare ce ne freghiamo anche la ciolla, vero? E ce ne ho un po' le luci? Che voglio dire, non che serva granché perché è giorno, Però preferisco, ecco, mettiamola così. Allora, forse questo cambio è anche troppo veloce per i miei gusti. Appena mette la seconda... eccoli, spacchiamo tutto, dai, avanti così, avanti popolo! Dicevo, appena entra la seconda, sto qua schizza in avanti come un missile. Forse è anche un po' troppo veloce, ma vabbè, lo stesso, dai. A noi va bene tutto. Dove dobbiamo andare? Ah, siamo arrivati qua, ok. Dobbiamo attraversare questo stretto, questo isolotto, vabbè, quello che è, e andare di qua. Guarda come fila. Forse eccessivamente veloce, ma vabbè, è lo stesso. Ok, guarda come vasto criminale in mezzo ai monti. Guardalo, sì, voliamo addirittura noi. Che ci frega, ma che ci importa. Dai, avanti. A modo che qua c'è una curva. Brutta pure. Ma a noi non ce ne frega niente. Noi tiriamo giù tutto, ma sì. Signor Basilio, forse abbiamo sbagliato strada. Dove cazzo siamo passati non ne ho la più pallida idea, ma ce l'abbiamo fatta. Vabbè, andiamo, dai. Ok, allora siamo usciti da qualche parte. Sì, siamo usciti da qualche parte. Però a quanto pare dobbiamo rientrarci subito nel casino. Signor Basilio, dove cazzo sta andando? Come sta andando più che altro? Vabbè, lasciamo perdere. Ho già capito come andrà a finire questo viaggio. Signor Basilio, piano, che qua c'è l'acquitrino. C'è la palude. Ah, abbiamo trovato un'altra cosa qua. Dopo vedere? C'è un camion. E forse non sembra nemmeno male. Forse. Vabbè, ci penseremo poi. Adesso dobbiamo andare di là. Siamo nella palude. Siamo nell'acqua qua. Facciamo attenzione, per favore.
No, vabbè, ma ne siamo usciti bene, devo dire la verità, sì. Qui invece, qua proprio fango, schifo. Ma va bene, sto camion qua arranca lo stesso. Vabbè, meglio. Dobbiamo girare. Ok. Eccolo là il tunnel. Perfetto, l'abbiamo trovato. Ok, freni. È vero, lei tira il freno direttamente. Ok, andiamo verso il lago dell'isola. Ed eccoci arrivati al lago dell'isola Michigan, USA. Perfetto. Ok, ormai questa zona dovremmo conoscerla, direi, eh. Ok, è subito qui. Va bene. Ok, mi sono messo due punti, anche se a dire la verità non servono un cazzo. Ma va bene lo stesso. Andiamo, grazie. Ok, forse ci siamo un attimino incastrati? Forse sì. Vabbè, ma ne usciamo, Voglio dire, non è così difficilissimo, anzi. Ok, guardiamo anche avanti, magari? Grazie, eh. Ah, bene, dai. Procediamo, andiamo avanti, su. Tanto... Ah, qua è dove... Sì, ok, mi ricordo, la volta scorsa. Dove abbiamo consegnato i tre carichi. Ok, ed eccoci arrivati, perfetto. Ok, adesso, gestione carico... Ah, eccolo. Ah, ma uno da quattro. Ok, va bene. Meglio. Ok, a questo punto dobbiamo tornare indietro. E dove cazzo dobbiamo andare? Non me lo ricordo mica più. Allora, volendo però, possiamo passare anche di qua. Possiamo passare tanto di qua. Studiamoci la strada, ce la studiamo? Facciamo finta di niente? Ok, allora, questo sarà un percorso dritto per dritto, più o meno. Qui ho messo tre puntini per indicarmi che da qua in poi noi saremo ciechi e dovremo trovarci la nostra strada. E qua c'è anche una torre d'osservazione, volendo potremmo anche sbloccarla, volendo. Ah, no, ce l'avevamo anche qua, il deposito dei rimorsi. Vabbè, lo stesso. Ormai abbiamo fatto, ecco. Allora, signor Basilio, me la prenda bella larga sta curva, gentilmente. Perché se no non riusciamo a girare questo coso. Già così non ce la faremo? Assolutamente no. C'era l'albero. No, invece ce l'abbiamo fatta. Invece ce l'abbiamo fatta contro ogni aspettativa. Delle più nere, come al solito, eh. Perché quando guida questo qui non si sa mai come va a finire. Allora, ferma, freni, che c'è il palo, cretino. Allora, vediamo, dobbiamo andare di qua. Sì, la strada poi è quella vecchia, la conosciamo più o meno. Molto più o meno, eh. Qua ci sono i due... è vero. Qua c'è la strada interrotta con i soliti due ponti. Ma vabbè, non è un problema in teoria, in pratica non lo so. Ok, cerchiamo di passare in mezzo a questi due alberi. Ci siamo già infantanati? A quanto pare sì. Ok, no, vabbè, ce la facciamo. Ce la facciamo, ho detto, grazie. E tagliamo di là. Sì, dovremmo riuscirci. Intanto voglio vedere questo rimorchio con questi gommoni immensi come si comporta. Direi che si comporta molto bene. Direi che si comporta assolutamente molto bene. Va da sé, la regola delle gomme grosse vale anche per i rimorchi, eh. Più sono grossi, più è facile passare. Più sono piccole, più è facile che si inchiodino. Però vedo che con questo rimorchio qua avanziamo molto più velocemente rispetto che con quell'altro. A voglia se avanziamo più velocemente. Minchia, guarda un po'. Cazzo. Sì, no, ma sta andando. A voglia se sta andando. Ok, abbiamo... Guardi, per l'occasione abbiamo acceso anche i lampeggianti. Ok, no, ma ce la stiamo facendo, eh. A voglia, ce l'abbiamo già fatta, guarda un po'. Perfetto. Ottimo, adesso passiamo attraverso la segheria. Stavolta mi sono ricordato. E andiamo di là, perché lì c'è una zona che è chiusa. E andiamo di qua. Ok, e siamo pronti a infilarci di nuovo nella macchia. Signor Basilio, forse se mi va un po' più piano, preferirei, aggradirei. Guarda te sto criminale come sta andando in questa stress. Sì, saltiamo. Via lì, guarda lì che bello. Sì, ok, qua siamo arrivati nel punto che da ora in avanti saremo ciechi. Non sappiamo assolutamente com'è la strada, dobbiamo arrivare là però. Vabbè, andiamo intuito? Qualcosa succederà? Secondo me ci perderemo tantissimo, eh. La butto lì.
Però, oh, è anche vero che con sta affare qua possiamo anche fare spaccare tutto, ovviamente. Però possiamo anche fare dritto per dritto, cioè nel senso, io vado. Però gradirei conoscerle. Allora, qua c'è un brutto salto, infatti. Meno male che abbiamo rallentato, eh. Meno male. No, siamo arrivati al passaggio. Ok, 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 ce l'abbiamo fatta. No, mi aspettavo qualcosina di più, eh. Però va bene così, dai. Ok, signor Basilio, pronti per viaggiare verso Drummond Island? Ed eccoci arrivati a Drummond Island, Michigan, USA sempre. Ok. Allora, diamoci un pochettino un'occhiata di dove dovremmo andare. Ok, allora, noi dobbiamo arrivare qui. Questo sarà un grosso problema. Questo sarà proprio, ma proprio tanto un grosso problema. Perché questa, per noi, è tutta, tutta zona nuova. Ok, allora, mettiamoci in viaggio e andiamo a vedere dove dobbiamo andare. Sarà un problemissimo. Sarà tanto un problemissimo. Allora, intanto, innanzitutto, abbiamo già sbagliato strada. Abbiamo già sbagliato strada perché dovevamo andare di qua. Però, oh, purtroppo, gioco mi ha spawnato un po' troppo avanti. Ok, proseguiamo di qua e vediamo un pochettino cosa ci aspetta. Per adesso è una valanga in mezzo di fango. Guarda qua, guarda che schifo. Ok, allora, dovremmo andare tanto a occhio, ma proprio tanto a occhio. È una zona che è totalmente inesplorata. Ci siamo già piantati? Sì, ci siamo già piantati. Dove ci siamo piantati? Che domanda, nel palo. Ok, ma con due manovre ce l'abbiamo fatta. Sì, è quel paletto lì che è stato abbastanza rompiballe, ecco, mettiamola così. Allora, dobbiamo andare di qua, sì. È l'unico puntatore che mi sono messo. Per il resto io non ho marcato altro. Abbiamo la bellezza di 1000 metri da percorrere, un chilometro, no, vabbè, non lo so quanto è, miglia? No, 1000 miglia sarebbero forse un po' eccessive. Però, ecco, sì. Allora, gioco, se mi facessi inquadrare dall'altra parte, gradirei. Ok, a quanto pare il gioco non vuole. Volevo inquadrare di là, perché? Quella è una nave arenata. Cazzolina. Oh mio Dio. Ok, vabbè, proseguiamo. Poi al vaporetto ci penseremo poi. Allora, qui vedo che c'è track parking. Non so che roba sia. Allora, noi seguiamo la strada. Da qualche parte ci porterà. A perderci? Sì, forse tantissimo anche. Allora, devo andare con l'unico punto di ricerca che ho, ovvero quell'indicatore. Allora, ci passeremo giù di qua, faremo una brutta fine. Io penso più la seconda. Così, piano. Un po' vedere qua come siamo messi. Sì. No, vabbè, ce la dovremmo fare. Facciamo che andiamo giù con le ridotte. Si sa mai. No, ce la facciamo. Per ora ce la facciamo. E sì. Ok, anche qua dobbiamo guardare il fiume. Ma va bene. Ok, il fiume l'abbiamo guardato. A voglia. Non ce ne siamo neanche accorti, quasi. Ok, e abbiamo incrociato un'altra strada? A quanto pare sì. Ok, possiamo muovere un po' più velocemente. Io direi di andare di qua. Il mio senso da esploratore dice di andare di qua. Ciò vuol dire che ci perderemo subito. Ci sono ottime probabilità, via. Il mio senso da esploratore non capisce veramente un cazzo. E adesso siamo nella merdina. Ebbene sì. Ok, facciamoci questa strada indietro. Bello è che non so neanche dove cazzo devo andare. Ok, proviamo a tirare su di lì a questo punto. Proviamo a vedere cosa va a succedere. Dove cazzo andremo soprattutto? Non ne ho la più pallida idea. Oh, guarda qua, cosa c'è qui? Abbiamo un rimorchio. Questo è un rimorchio per le riparazioni, per riparare i mezzi. Va bene. E qua una palude. Va bene anche quello. Ok, a quanto pare abbiamo beccato una strada. A quanto pare sì. Ok, proviamo a vedere di qua dove arriviamo. Fin dove arriviamo? Ah,
però. Niente, ma ah, guarda, c'è un toro d'osservazione là. Non è male, come paesaggio. Assolutamente. Bello. Ok, andiamo avanti. Se non fosse che è disastrato, sarebbe anche bello. Ecco, mettiamola così. Ok, qua vedo di nuovo delle transenne. Che cazzo c'è qua stavolta? Là sotto c'è qualcosa, ma non mi interessa sapere assolutamente cos'è. Ok, proviamo ad andare di qua. Mica che strada. No, ferma. Anche qua la strada è interrotta. Cazzo. Ok, proviamo ad andare a vedere. Tanto vedo che lì c'è uno spiazzo e riusciamo sia a spaccare tutto che a fare manovra, eh. Sì, anche qua la strada è interrotta. Porca di quella Eva. E mo? Allora, io vedo che qui di strada che va qua ce n'è una sola. E questo potrebbe essere un big problema. Veramente un grosso problema. Perché io a questo punto non so come andare di là. Devo inventarmi qualcosa. Allora, io sto vedendo che comunque qui c'è una specie di straducola. Se io riesco ad arrivare qua, probabilmente riesco a tagliare di qui. Molto probabilmente, non lo so, eh. Questo sarà un trasporto di quelli trugni. Perché sarà veramente difficile passare dall'altra parte. Ok, allora mi sono messo un pseudo riferimento. Molto pseudo, eh. Ora dobbiamo cercare di girare con sto coso. Voglio ridere. Allora, io qua mi ero messo un puntatore perché molto indicativamente di qui si potrebbe quasi riuscire a scendere. Ho detto quasi. Proviamo ad andare giù di qua. Vediamo cosa succede. E intanto facciamo crollare tutto. Perché a noi piace così? Andiamo giù con le lente. No, più lente. Ancora più lente. Ok, no, fino a qua ci siamo. Fino a qua riusciamo a scendere. Freni, grazie. Allora, noi dobbiamo costeggiare fino a questo puntatore che ho messo, più o meno. Da qua forse riusciamo. Forse, ma molto forse, eh. Proviamo. Ok, siamo arrivati sulla riva. Intanto abbiamo trovato cosa? Cos'è quello a fare lì? Ah, un potenziamento! Ottimo! Ok, e già che ci siamo, sblocchiamo il potenziamento. A12V850TTA. È un motore. Perfetto. Ok, intanto andiamo avanti noi, eh. Eccolo qua. Ok, qua è possibile fare il guado. Buono. L'abbiamo fatta. Cioè, ce l'abbiamo fatta. Aspetta a cantare vittoria, eh. Ok, abbiamo attraversato il fiume e siamo riusciti a passare dall'altra parte. Ora speriamo che dall'altra parte però non ci siano ulteriori frane. Signor Basilio, mi passi di qua perché se no non ce la faremo a circonnavigare il palo. Ok, no, ce l'abbiamo fatta. Ok, freni e guardiamo la mappa. Ok, tutto a posto, tutto bene, dovevamo andare dall'altra parte. Perfetto, non chiedevo di meglio. Che pazienza che ci vuole. Reni, vado giù piano. Allora, se andiamo indietro così, dritti. Ho detto piano. Cos'è che non capisce? Tutto. Ok, se andiamo giù così. Ancora un pochino, grazie. Reni. Ok, adesso noi saliremo da qua. Ok, andiamo su con le super ridotte. Onde evitare di fare casini, perché qua rischiamo seriamente di distruggere tutto e di finire anche su un fianco volendo, eh. Sì che abbiamo la gruetta di carico, però se potessimo evitarlo. Ok, guarda. Oh, se avessi avuto l'altro rimorchio con le gomme più piccole, quest'ora sarei già su un fianco. Beh, ok, a questo punto non ci rimanda a fare altro che proseguire. E molto in teoria noi dovremmo arrivare al porto. Ho detto molta teoria, eh? Perché non si sa mai, con questo qua la guida può succedere sempre di tutto. Ok, vedo una Pacheco. Sì, quelle cose lì si chiamano Pacheco. E teoricamente dovremmo esserci. Molto teoricamente. No, vabbè, ormai ci siamo arrivati. No, non avevo visto ostacoli. Ah, ma ci sono gli alberi tagliati. Attenzione, quindi. Dicevo, non avevo visto ostacoli e impedimenti strani. Quindi dovremmo esserci. Sì, ci siamo.
Ok, signor Basilio, entriamo in porto trionfali. Sì, suoniamo anche la trombetta, dai. Ok, dove dobbiamo andare? Ah, là? Buono. Ok, andiamo. Ormai siamo arrivati. Ah, qua vedo già un trasporto di quelli trugni, la butto lì. Ok, e siamo arrivati. Perfetto. Gestione, carico e scarichiamo l'attrezzatura per trivellazione. E ce l'abbiamo fatta. Ok, allora, sto semirimorchio. Facciamo una bella cosa, molliamolo qua. Secondo me lo perderemo. Però lo molliamo qua perché può sempre servirci. E lo lasciamo qui. Noi adesso rientriamo. E per ora fermiamoci qui. Contro ogni aspettativa siamo riusciti a portare a destinazione questo carico passando per un punto molto molto particolare. Non è stato assolutamente semplice, ma ce l'abbiamo fatta ugualmente. Nel prossimo episodio andremo avanti. Abbiamo ancora tantissimi posti da esplorare, tantissime strade da percorrere e tantissimo fango, veramente una valanga. Comunque, se il video vi è piaciuto, mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate un cazzo che volete, tanto ormai lo sapete. E noi, se vorrete, ci vedremo in un prossimo episodio. Ciao ciao!